Allora ragazzi, unico video per oggi, parliamo della vittoria della Colombia. Colombia che batte Senegal 1-0 e che passa il turno clamorosamente come prima. Pensassi, era difficile pensare a una Colombia prima, si pensava che il Giappone battesse la Polonia. Invece il Giappone perde con la Polonia e clamorosamente passa il turno per i cartellini, cioè la prima volta che passa per la regola fair play, cioè per i cartellini. In quanto ha meno cartellini gialli rispetto al Senegal, che dunque saluta un mondiale che sembrava, dopo la prima partita, dopo la vittoria con la Polonia, sembrava destinata ad accogliere appunto il Senegal agli ottavi. Senegal che va mestamente a casa, secondo me è una delusione per il Senegal, perché secondo me è stato un fallimento, perché aveva tutta la possibilità di tutta aveva la squadra per poter passare. Magari all'inizio no, si pensava che la Polonia fosse più forte, però a questo punto sicuramente un fallimento per il Senegal. E invece la Polonia, che ha il sussulto d'orgoglio, vince questa partita col Giappone, e la Colombia invece, che secondo me, una partita secondo me la Colombia l'ha meritata tra l'altro di vincerla tranquillamente, alla fine è segnato ancora Mina, che sicuramente essendo altissimo in area di rigore si fa sentire. E anche se è un difensore, comunque diciamo che dopo l'1-0 il Senegal si è buttato in avanti, ha avuto tante occasioni per pareggiarla, ma le ha sprecate malamente. Alla fine la Colombia ha portato a casa questa vittoria. E attenzione, perché la Colombia passa il turno, andrà nella parte di tabellone, adesso andrà a affrontare la seconda tra Belgio e Inghilterra. Secondo me comunque sarà pari come difficoltà. Chiunque sia, se chiunque passerà questo turno, cioè gli ottavi, ai quarti troverà o la Svizzera o la Svezia, quindi insomma direi che l'eventualità di fare veramente un ottimo mondiale fino in fondo per queste squadre ci sono, anche perché la Colombia, detto tra di noi, se azzecca la partita è una squadra veramente su cui fare attenzione, perché ha ottimi giocatori. È una squadra un po' volubile, come molte sudamericane, ma attenzione, non sottovalutate la Colombia perché è una squadra da prendere con le pinze. Dall'altra parte invece il Giappone affronterà la vincente di Inghilterra-Belgio e sinceramente credo che alla fine credo che saluterà il mondiale, perché invece non do molta possibilità ai giapponesi, con tutto il rispetto che posso avere per loro, ma credo che sia Inghilterra che Belgio siano superiori. Vorrei vedere un Belgio Colombia, non sarebbe male, sarebbe spettacolare. E dunque la Juve che porta i suoi giocatori, praticamente sei squadre con i giocatori della Juve passano il turno agli ottavi e ne escono praticamente tre: Polonia, Germania e Marocco. Però adesso va bene, ho sei squadre, ma sicuramente di queste sei squadre una verrà eliminata, perché sicuro c'è l'Argentina con la Francia, quindi una delle due verrà eliminata. Per il resto comunque, diciamo, tolta la Germania, le più forti sono passate, quindi staremo a vedere. Se credo che saranno delle belle partite a eliminazione, ecco, mi aspetto dei bei match, tra cui, attenzione, ve lo dico subito, fate attenzione a Spagna-Russia, non date la Russia per sconfitta a prescindere, perché la Spagna non sta brillando, la Russia gioca in casa, e quindi attenzione, perché il fattore campo spesso dà delle sorprese. Ragazzi, io vi saluto e vi do appuntamento con i prossimi video del canale. Ciao!